Oggi, dopo 2 anni di pandemia, la gastroenterologia calabrese torna a riunirsi e lo fa con un argomento molto importante come il cancro del colon retto. Ricordo che questo tumore rientra nell'EA, nei livelli essenziali assistenziali, e che purtroppo la pandemia ha determinato numerosi ritardi di diagnosi e di presa in carico dei pazienti con questa patologia. Ecco, oggi noi vogliamo fare il punto su questa patologia, tracciare quello che è lo status alla luce anche dell'aspetto pandemico e lanciare soluzioni per quanto riguarda soprattutto la Calabria e l'approccio allo screening di questa patologia. Purtroppo ci sono stati dei ritardi, la pandemia ha dato un colpo secco purtroppo alle programmazioni dello screening e a tutta la struttura che era stata messa in atto, benché la Calabria sia agli ultimi posti per quanto riguarda l'organizzazione dello screening sia di primo che di secondo livello. Il Covid ha dato un colpo a tutte le procedure di screening con una riduzione globale delle nuove diagnosi di circa il 40%. Il problema è che le malattie gastroenterologiche rappresentano circa il 30% delle patologie per le quali i pazienti afferiscono ai pronto soccorsi, quindi stiamo parlando di una fetta importante di malati e dove nella maggior parte dei casi queste patologie vengono smistate in reparti non specialistici dove l'outcome di questi pazienti non è sempre ottimale, nel senso che essendo patologie altamente specializzate, necessitano di percorsi precisi e ben codificati per raggiungere obiettivi validi.